Energie bloccate. La coscienza in gran parte è bloccata da ciò che non vogliamo riconoscere. Ecco perché bisogna sempre ripartire dall'io in conversione. Può sembrare bizzarro per chi non capisce niente, è ovvio per chi capisce qualcosa. Vuoi sbloccare la coscienza? Incomincia a riconoscere quanta cacca hai dentro di te. E lo dico gentilmente, mi sono trattenuto. Sono stato carino con voi. Volete riattivare le dinamiche di una coscienza bloccata? Cominciate a riconoscere ogni giorno da capo quanta ostilità, quanta pretesa, sto bambino, rompiballe, che vuole tutto e non vuole dare niente, presuntuoso, pauroso, pigro, che sta là, aspettà, a condannare, a biasimare, pieno d'odio, crudele, rompiballe. Ecco, cominciate, cominciamo, io faccio tutti i giorni, infatti, più scopri, ecco, ce n'è tanta, ecco, ce n'è proprio tanta. Questo blocca la coscienza, il non riconoscerlo. Appena lo riconosci, sembra strano, stai meglio. Basta che tu lo fai, ma mica tanto, è 5 minuti. Ma sul serio, cioè contattando queste cose, non è che deve essere una cosa astratta, deve essere una cosa reale, come facciamo noi. Riconosci semplicemente che purtroppo dentro di te ci sono queste paure, ci sono queste forme di pensiero, le riconosci serenamente, no? Ormai noi abbiamo imparato che questo non ci distrugge, quindi non abbiamo tanta paura, dovremmo averla sempre meno. Ci stanno ste cose. Appena lo incominci a fare, incredibilmente la coscienza diventa più mobile e incredibilmente le energie, proprio anche fisiche, incominciano a fluire un po' meglio. Te sblocchi un po'. Quindi è molto importante, ragazzi, che ci capiamo bene. Coscienza ed energie, energie creative, energie vitali, sono collegate interamente, intrinsecamente. Noi lo diciamo dal primo giorno, ma pian pianino lo capiamo meglio. Questa è l'iniziazione. Uno prima lo capisce così, poi lo capisce così, poi lo capisce, è proprio così, e allora si industria per far sì che lo stato di coscienza realmente cambi, perché se sei nello stato di coscienza bloccato, hai voglia a voler essere creativo o a essere buono, no? Siate buoni, vogliamoci bene, il cavolo! Non ci possiamo volere bene, siamo impauriti, siamo chiusi, siamo bloccati. Bisogna
passare seriamente attraverso questa osservazione, questo ascolto delle nostre negatività, questo riconoscimento sereno, dolente, ma anche sereno di quello che c'è. Questo rimette in movimento la coscienza e noi chiamiamo questo io in conversione, che è un cambiamento di stato della coscienza, enorme, e rimette in movimento le energie. Noi siamo oggi nel punto del nostro cammino in cui ci concentriamo su quell'ulteriore passaggio della coscienza, dalla coscienza osservante, che chiamiamo io in conversione, che è quella di cui stiamo parlando, quella che guarda dentro di sé, che si rende conto delle negatività, ma anche delle positività che abbiamo dentro, perché noi dobbiamo riconoscere il peggio di noi, ma anche avere il coraggio umile di riconoscere il meglio di noi, perché c'è anche quello. E c'è anche un'incapacità di riconoscere il meglio, che è un altro blocco di falsa umiltà. Ma alla fine di questo lavoro, voi sapete che si tocca un punto in cui c'è ben poco di ancora osservabile interiore, no? Si tocca un luogo abissale, si contatta un'abissalità che abbiamo toccato tante volte alla fine delle nostre paure. Scopriamo che abbiamo paura di un annientamento, che c'è un abisso, un'abissalità nel profondo dell'anima dell'uomo. E lì, se vogliamo proseguire, siamo chiamati ad una rinuncia o spegnimento. Qui appunto le parole sono tante, ciò che è importante è l'esperienza, uno spegnimento anche dell'auto-osservazione. Questo punto che noi sperimentiamo anche ad ogni pratica meditativa nell'approfondirsi dell'abbandono, quello è un progressivo spegnimento dell'io consueto, lo possiamo chiamare punto di morte. Ora, tutte le tradizioni della terra che conosciamo, le tradizioni spirituali, conoscono questo punto. Tutte le tradizioni spirituali, anche le più arcaiche, e cioè le iniziazioni che sono presenti a tutti i livelli, anche, ripeto, nelle civiltà primitive, esistono riti iniziatici. E poi chiaramente questi riti iniziatici diventano sempre più complessi nelle civiltà medio-avanzate, pensiamo alla Grecia, per esempio, no? I misteri di Eleusi, i misteri orfici, i misteri di Samotracia. Quindi esistevano già nella Grecia arcaica riti iniziatici nei quali l'iniziato sperimentava una morte, doveva morire e rinascere, no? Pindaro parla dei due volte nati, si muore ad una determinata condizione naturale della soggettività, alla condizione precedente, si muore per rinascere in una condizione nuova, in una forma di vita nuova. Ora però,
Il problema, come capiremo in questi 4-5 incontri iniziali del triennio, del terzo anno, che sono dedicati, come abbiamo detto, alla fase più contemplativa, noi dobbiamo capire oggi, nel 2016, dobbiamo capire che se tutte le tradizioni iniziatiche che conosciamo concepiscono un morire qua, a questo livello, le modalità del nascere nuovi sono diverse. Capite? Cioè, in che senso sono diverse? Sono diverse perché dipendono da ciò che queste civiltà o tradizioni o rivelazioni credono e sperimentano, quindi, essere la condizione nuova nella quale nasci. Capite? Cioè, se tu appartieni ad una tribù primitiva dell'Amazzonia, che io amo spesso citare, tipo i Munduruku, per esempio, il Munduruku anche fa l'esperienza iniziatica del morire per diventare un Munduruku, cioè lui, da giovane, compie il rito iniziatico, muore all'infanzia e diviene un uomo nuovo, cioè un Munduruku. E quindi sperimenterà questa soggettività Munduruku, nella quale, per esempio, nella religione Munduruku, che è la rivelazione Munduruku, il mondo, mi capite? Il mondo spirituale Munduruku, in cui io muoio per rinascere, io rinasco nel mondo spirituale Munduruku, oppure orfico, oppure buddista, oppure cristiano. Ma la mia rinascita, cioè l'esperienza di soggettività nuova, dipende dalla rivelazione, dipende da quello in cui io credo. Quindi se sono un Munduruku diventerò un ottimo tagliatore di teste. Perché i Munduruku sono, o erano, perché ormai non so se ci sono, dei grandi tagliatori di teste, la cui religione era essenzialmente tagliare le teste. Quindi il Munduruku diventa un vero Munduruku, diventava, non so, e il suo scopo era tagliare la testa a Castellani, per esempio. Cioè, a lui non gli interessava. A me piace il Munduruku, perché il Munduruku non interessa sapere quale testa tagli e perché gliela tagli e come gliela tagli. Non hanno questa morale. Per esempio, tu puoi tagliare la testa in un agguato, in un'imboscata, ad un bambino, ad una donna, non ha nessun rilievo. Ottimo! Va benissimo, sei un ottimo Munduruku. Quando taglio la testa a Castellani, quando nemmeno se l'aspetta, viene a darsi pace, dice oh passa, tutti buoni, no? Invece non sa che io sono un Munduruku. Sono un Munduruku ben nascosto, ma sono ancora un Munduruku. Quindi io gli taglio la testa e la porto al villaggio, perché abbiamo questi villaggi, e lì si fa una festa che dura 3 anni. 3 anni celebriamo la testa di Castellani. La imbalsamiamo, la guardiamo, la celebriamo, rendiamo tutta la sua energia. Allora voi capite che se tutte le tradizioni religiose conoscono la morte iniziatica, però non sono uguali. Quindi chi continua a raccontare agli uomini che le religioni sono uguali, o non le conosce o ce può fregare. Non sono uguali. Le iniziazioni non sono uguali, perché dipendono in cosa muori, in quale forma di umanità muori. Non è vero che tutte le religioni sono uguali e non è affatto vero che tutte le religioni sono ugualmente buone. Dipende. Le religioni, come sappiamo, hanno dato vita a fenomenologie terribili, sociali, politiche, belliche. Non è affatto vero che le religioni sono buone tutte, non è affatto vero. Anzi, noi siamo, secondo me, nell'epoca bellissima in cui tutte le religioni sono sottoposte ad un vaglio, al vaglio di quella che noi chiamiamo una nuova umanità relazionale, che valuta
le tradizioni religiose, compresa quella cristiana, che infatti vive un travaglio spaventoso per questo, ma questo voi lo sapete e sarà tema di riflessione di tutto il terzo anno, anche questo. Quindi che vi sto dicendo, ragazzi? Vi sto dicendo che noi, in questo gruppo e nella nostra esperienza, moriamo in Cristo. Non è che moriamo, punto. Non è una iniziazione come un'altra, perché sono tutte uguali, tanto Dio è uno. Dio è uno. Già dire che Dio è uno è una rivelazione. Dio è uno per te, per un indù gli dèi sono molti. Per non parlare di un romano. Quindi non esiste nulla che non sia una rivelazione, quindi un credo, e quindi una fede. Quindi noi moriamo sempre, tutti, in una fede. Non moriamo nel niente, moriamo in una fede alla quale abbiamo già aderito prima, anche quando non lo sappiamo. Quindi è bene capire questo nesso tra la morte e la fede. Vi ricordate che questo è uno dei primi nodi di questo terzo anno, il nesso tra morte e fede. Noi moriamo iniziaticamente, ma credendo in che o in chi? Quindi questo determina la forma di vita nuova che io vado a sperimentare morendo. Mi capite? Cioè io muoio come io egoico, muoio come vecchia forma di me, ma per rinascere come? In quale forma nuova di soggettività rinasco? Rinasco nella forma di soggettività che si delinea all'interno di una fede che io ho già scelto prima, cioè parole, ragazzi, cioè parole. Io rinasco in un universo di parole diverse, perché l'io, sia l'io ego, sia l'io Cristo, sia l'io buddista, la forma dell'io è sempre costruita da un linguaggio. Si costruisce in parole, di certe parole, credendo alle quali dai forma a questa forma di io o a quest'altra forma di io, è chiaro? E non c'è altro sulla terra, non c'è eccezione, funziona così. La costituzione antropologica, antropica, l'uomo, l'io umano, è un essere storico, non è un essere fuori dalla storia. L'io umano è sempre storico e quindi è sempre nutrito di un certo linguaggio e quindi di una certa rivelazione, di un certo nucleo di parole alle quali crede. Crede perché gliel'ha detto la mamma, crede perché è cresciuto in un certo ambiente, le dà per scontate ed è talmente dentro questo mondo cui crede che crede di non credere. Crede di poter non credere, ma già crede, già dicendo io non credo, sta già in un universo di fede data. Sta già dentro un linguaggio dato, cui crede. Capite? Il trucco. Quindi noi tutto questo oggi lo possiamo capire meglio, lo dobbiamo capire meglio. E questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo capire ancora meglio quanto è importante decidere in cosa credere. Perché non è scontato niente. A seconda di ciò cui tu decidi di credere, tu morirai, se vuoi vivere un processo iniziatico di crescita, in una certa forma dell'io, quindi di te, o in un'altra. Quindi attenzione a cosa decidiamo di credere, perché ciò cui decidiamo di credere darà forma al tuo io. E se abbiamo capito qualcosa, questo vuol dire darà forma alla tua coscienza. E questo, come abbiamo capito, vuol dire che darà forma all'espressione delle tue energie,
coscienza energia, chiaro? Coscienza egoica, energie egoiche. Coscienza buddhica, energie buddhiche. Coscienza cristica, energie cristiche. Ok? Sta a noi scegliere, ragazzi. Faites votre jeu. Faites votre jeu. Leggi sono fette. Basta. Avete deciso? Avete puntato sul 3, sul 4, sul 5? E boh, se gioca. Purtroppo viene 0. Puntate tutto sullo 0. Questo è il mio consiglio, è il consiglio del matto. Sapete il matto delle Rocchie? Io vi consiglio di puntare tutto sullo 0. Così prenderete 36 volte la puntata. Tanto 0 accade. Ve lo dico prima, comunque questo diciamo, è solo per pochi. Vabbè, torniamo a noi. Vivo autem iam non ego. Capite? Vuol dire non vivo più io. Non ego, l'ho messo in latino così non ego. Lo ritrovate, non è che non ego se l'ha inventato Marco Guzzi, casomai se l'ha inventato San Paolo. Non ego, vivo, autem iam non ego, non vivo più come ego. Questa forma dell'io muore, non vivo vuol dire muoio, ok? Vivit vero in me è sempre una questione di vita. Potremmo dire quale forma di vita vivo? Non vivo più la forma egoica della mia vita, non vivo più la forma egoica della mia coscienza, della mia soggettività che conoscete, come si sta quando si sta nella coscienza egoica? Maluccio, le energie sono bloccatine, te alzi la mattina e non te va, sei morto di sonno, sei rincitrullito, ok? Poi non so mai se è il diavolo o Dio, non lo so perché sono tutti e due interessanti. Vabbè, un dubbio proremo. Quindi se stai qua nella forma egoica della coscienza non stai in granché, non sei in fiore, ok? Vivit vero in me Christus. In vero, in verità, vive la forma della vita, la forma della mia vita è Christus, cioè l'io Cristo. L'io Cristo, cioè la coscienza creatrice. Cristo non è un pupazzo, toglietelo dalla capoccia. Qualunque immagine abbiate di Cristo, cancellatela. Cristo è questo. Cristo è questo. È la coscienza creatrice in atto, l'atto creativo adesso. Che parla adesso, non è un pupazzo morto, come dice Dylan Thomas, messo dentro la bacheca come un topo vecchio, un topo morto. Quello lasciamo ai morti. I morti celebrano il Cristo morto, i risorti amano il Cristo vivo. Questo, se è vivo, è questo, no? Perché si è vivo, ma sta da un'altra parte, no? Allora chiaramente se è vivo e sta da un'altra parte, giustamente poi si crea un ceto di persone che amministra e poi gli dà Cristo quando vuole lui e alle condizioni che stabilisce lui. L'inferno, cioè si crea di nuovo l'inferno, cioè quello che quel povero uomo che è Dio è venuto a distruggere per sempre, rompendo il muro di separazione fra l'uomo e Dio. Quello non c'è sto muro. Vivit vero in me Christus, la forma della mia coscienza è quella del Dio creatore. Se stai in quella forma della coscienza, se il tuo io scopre, crede di non essere altro che l'io Cristo, cioè il divino che parla ora, il divino che parla mo, non è che parla mo, pensa dentro di te, è il tuo pensiero vivente,
che vuole diventare creazione in atto e vuole salvare il mondo attraverso di te, e non ha altra via, non ha altra via per farlo. Ecco perché rompe, se non gli dai retta, te rompe, proprio ti rompe, nel senso che ti fa a pezzi, perché la vita ti fa a pezzi se tu non la accogli. E questa è la storia che stiamo vivendo, un mondo che va a pezzi, perché si chiude alla potenza della vita che oggi è in grado di crescere, vuole crescere e crescerà, anche se questo comporterà la distruzione di questa generazione perversa e malvagia, come dicono gli apostoli. E come diceva Gesù, che non era un buonista, come si dice, era un uomo molto duro quando voleva essere duro, capace di dire questa generazione, di condannare un'intera generazione, dire sarà questa generazione, sarà condannata da Sodoma, sarà condannata da Ninive, perché è arrivato uno che va spiegato le cose e voi lo avete ammazzato. Ecco, questo è il dramma messianico che stiamo vivendo ancora, eh? Questo è il dramma che stiamo vivendo ora tutti, dentro di noi e nella storia. Il rifiuto di Dio, ma non del Dio pupazzo, del Dio vivente, del Dio libertà, libertà creativa. Se sei in quella forma, ragazzi, qui facciamo crozza, ecco, se sei in quella forma dell'io, stai bene. Stai bene non vuol dire che ti dicono bravo, no. No, non ti dicono bravo, ma tu stai bene, sei vivo, 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 vivo da morire, vivo da morire, bello, vivo da morire, vivo da morire, anche pronto a morire, perché sei talmente vivo che la morte non te ne fotte più niente, non tanto, molto meno, diciamo così, ma molto meno, e quindi sei forte, cioè crei, perché non hai paura, le energie fluiscono, perché non sono le tue, sono le energie divine, come dice San Paolo, no? Le energie divine, che sono semplicemente lo spirito divino o santo, cioè lo spirito creatore, capite? Noi siamo semplicemente dei canali dello spirito creatore. Vivo autem non ego, vivi davvero in me Christus, tutto qua. Questa è l'iniziazione cristiana. Noi non moriamo nel nulla, non moriamo in un assoluto indifferenziato, non moriamo nell'universo mondo U, moriamo in Cristo, cioè nella forma divina dell'io. E nella forma divina dell'io riceviamo lo Spirito di Dio come Spirito nostro, cioè come coscienza nostra, capite? Non fate l'immagine dello spirito, per carità di Dio, è vietato. Lo spirito non esiste come immagine, capite? Lo spirito è la coscienza illuminata, cioè è la coscienza umana divenuta quello che deve essere, coscienza di Dio, mente di Dio, e cioè creazione, creazione. Questo vuol dire creare, creare, parlare, parlare, dire cose inaudite, letteralmente, cose che non sono state mai dette. Io dico cose che non sono state mai dette. Ora io sto dicendo delle cose che così non sono state mai dette. D'altra parte, se no, che le direi a fare? Se fossero state già dette, li rimanderei a dei libri. Ognuno di noi oggi è in grado di divenire il portavoce di una parola inedita, cioè della parola creatrice in atto, capite? Ma questo comporta appunto quel processino là, e gli uomini ancora non lo vogliono fare. Io in conversione, riconoscere tutte le mie negatività, tutte le mie piccolezze, senza strapparmi i capelli, il mio bambino ferito, un po' rompiballe, che critica, se lamenta, gnè gnè, non ce la fa, tanto. Ma questo non serve a niente, ma che faccia fa meditazione, tutte queste rotture che ci abbiamo tutti. Quindi riconoscerle, sentirle, ok, c'è ancora il rompiballe, sta tranquillo, non te ne preoccupare, sorrindo, ma abbandono, muoio in Cristo, ne ricevo lo Spirito,
ogni giorno, ogni minuto, ogni istante, a ogni inspiro e ogni espiro, e divento pian pianino Cristo, cioè finalmente un uomo come Cristo comanda, diciamo. Quindi non un rompiballe, non un uomo fallito, non un disgraziato, ma un uomo che sa morire e risorgere ora. Questa è l'iniziazione cristiana. Questo è quello che noi da 2000 anni diciamo, non c'è proprio niente di nuovo nell'essenza. La novità sta nella realizzazione più personale di queste parole, che noi tutti oggi siamo chiamati e possiamo vivere. Quindi, cari ragazzi, belle notizie, no? Mo ve le dico, facciamo dire ancora a San Paolo in sintesi quello che ci stiamo raccontando. San Paolo sintetizza così l'iniziazione cristiana. Parliamo della lettera ai Romani 6:3-4, per chi sia interessato al testo, dice: non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Non lo sapete? Non ve l'hanno detto? Vi hanno raccontato un sacco di chiacchiere? E vi siete dimenticati di questa piccola cosetta? Che il battesimo, cioè l'iniziazione, il battesimo è il rito fondamentale dell'iniziazione cristiana, il battesimo è essere immersi nella morte con Cristo. Eccolo là, ecco perché lì c'è la croce, nel cuore del passaggio. Non c'è altro passaggio, non andate per strade altre, come dice sempre il Signore, no, la porta è quella là. La porta per la nuova umanità, per la realizzazione umana è quella. Questo morire in Cristo, non morire generico e non tentare invano di sopravvivere come ego, perché è una perdita di tempo molto, molto pericolosa. Oggi, più che mai. Quindi, non lo sapete? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti. Questo è bello anche. È molto bello perché spiritualmente è uno stato interessante, quello non solo di essere morto, ma anche di essere sepolto. Nella preghiera finale della compieta del venerdì, si chiede a Dio di fare esperienza nella fede della morte e della sepoltura. Quando vi sentite molto tristi, per esempio, cercate di vivere questo morire e essere anche sepolti. È terribile. No, è terribile all'inizio, poi invece se sta bene sepolti. Nessuno ti rompe. Stai là, bello sepolto, che pericolo puoi avere? Non ci sono più pericoli, sei morto e sepolto. Sta là un pochetto, morto e sepolto. È uno stato, mi capite? Voi siete ormai iniziandi che progrediscono, mi posso permettere certe cose. Ma guardate che è uno stato... Dovrebbe essere di quiete. Dovrebbe essere di quiete. Sì, certo. Quando l'ego, nelle sue varie forme, muore, c'è quiete, c'è sempre quiete. A prescindere dalla rivelazione di Cristo, c'è la quiete anche nelle tradizioni precedenti. Il buddismo sperimenta una grande quiete nello spegnimento dell'ego, nella morte dell'ego, anche lì c'è questo, no? Quindi, per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ora,
non è una cosa futura. Morti e sepolti nella forma dell'ego che si va dissolvendo, facciamo l'esperienza nella fede di una vita risorta, cioè della vita dello spirito, cioè di una vita eterna, perché lo spirito è eterno, è eterna creazione. Questo, come voi capite, solo il processo iniziatico quotidiano te lo può fare sempre di nuovo scoprire con sorpresa, perché lo scopriamo e lo dimentichiamo, lo scopriamo sempre con sorpresa o è proprio così, ma poi ce lo dimentichiamo e ridiventa cinese, a parte la suor Maria che è cinese, che per lei se è cinese è chiaro. Quindi è cinese per noi ed è arabo per lei. Ok? Mi capite? Anche questo ce lo dobbiamo ricordare e fa parte del nostro laboratorio. Ricordarci sempre di nuovo che questi misteri non possono mai essere dati per scontati, vanno continuamente rivissuti, riscoperti, perché se no non sono più veri. Ne facciamo subito una rappresentazione. E allora diventiamo religiosi, diciamo diventiamo cristiani, secondo il vecchio cliché. E questo essere cristiani in questo modo rappresentativo è una delle peggiori cose che secondo me oggi si possano fare. E infatti la gente scappa. Adesso il Papa andrà in Svezia a fine ottobre, se non sbaglio, per avviare le celebrazioni del quinto centenario della riforma, cosa molto interessante, come capite. Spero che il tema che si debba mettere al centro di una riflessione sul rapporto, anche sul rapporto fra cattolici, luterani e protestanti in generale, è che entrambe queste confessioni, sia quella cattolica che quella luterana, stanno in fase terminale, cioè ci si incontra, diciamo, in barella. Cioè, il Papa, come sappiamo, qui a Roma ci assiennò il 10% di persone che vanno a messa, in Svezia siamo al 2%. La Chiesa luterana svedese ha frequenza regolare alla messa sotto il 2%, quindi siamo alla fine. Quindi sarebbe interessante, spero, parlare di questo: come mai siamo in questa situazione, come mai le confessioni cristiane stanno vivendo questo grande travaglio e come possiamo uscirne, cioè come possiamo rianimare in una maniera, diciamo, veramente inedita l'annuncio cristiano, perché l'annuncio cristiano delle chiese tradizionali vive una crisi gravissima, come ormai gli stessi, diciamo, lo stesso magistero dice. La Chiesa svedese ha fatto delle riflessioni, ma tutta la confessione luterana su questo dramma. Le chiese ormai, diciamo, i templi luterani in Germania si chiudono con un ritmo molto maggiore, si chiudono continuamente, non ci sono quasi più, non ci va quasi più nessuno, ma anche i monasteri, i conventi nel Lazio si chiudono una presso all'altro, insieme alle congregazioni, alle parrocchie senza preti e via di seguito. Quindi il cristianesimo, proprio nel momento in cui, grazie a Dio, ci cominciamo forse a unire, dobbiamo unirci, secondo me, nella consapevolezza che veramente un'epoca sta finendo e un'altra si sta aprendo, e capire bene però cosa sta finendo, perché si rischia qui, secondo me, di non capirlo fino in fondo e di continuare a fare delle belle sceneggiate, come se le cose fossero fiorenti. Capito? Va benissimo che ci incontriamo con i patriarchi ortodossi, eccetera, ma diciamoci pure che appunto le nostre chiese stanno in condizioni molto drammatiche, e cerchiamo di chiederci perché, oltre a dirci, cioè forse ci siamo separati anche per le cause per le quali stiamo morendo, che noi diremmo i goi, che insomma, no, abbiamo vissuto un cristianesimo rappresentato, diventato potere sacrale,
diventato potere dei sacerdoti, schiavizzazione dell'uomo, avvilimento della libertà, della creatività, lotta contro la cultura. Insomma, se non ci diciamo queste cose, è come il discorso della coscienza che non si sblocca, no? Se non facciamo un esame di coscienza serio, anche a livello ecclesiale, la coscienza non prende energia, è bloccata. Cioè, ma va riconosciuto seriamente, bisogna fare un'analisi molto seria, come quando facciamo la nostra confessione seria, personale, rendercene seriamente conto, capisci? Dobbiamo chiederci, farci delle domande scomode che non vengono fatte, cioè, per esempio, non basta dire ok, abbiamo sbagliato, non so, abbiamo perseguitato per secoli la libertà creativa dell'uomo, no? Come ha fatto bene o male la Chiesa Cattolica per molti secoli. Non basta dirlo, cioè, dobbiamo fare poi la domanda successiva, ma come è stato possibile? Cioè, perché? Come è stato concepibile in nome di Cristo impostare un sistema di Chiesa di questo tipo? Cioè, quale idea avevamo di Cristo e della verità perché questo sia stato possibile? E questa idea di Cristo l'abbiamo veramente cambiata? Mi capite? Oppure abbiamo semplicemente riconosciuto alcuni errori ma non abbiamo capito le cause, e quindi non cambiamo le cause credendo di poter semplicemente liberarci dagli effetti negativi, e quelle però continuano a produrre altri effetti negativi, magari più sottili, che però producono poi la paralisi comunque creativa della cultura cristiana, che ormai sembra non avere niente da dire di nuovo che ci faccia sobbalzare sulla sedia, no? Per cui uno chiede, ma a che servirà sto cristianesimo? Forse non serve a niente, no? In fondo anche il Papa dice a Scalfari che non si deve convertire, rimani così, boh, rimani così. In fondo, a che serve questo cristianesimo? Cioè, è vero quello che stiamo dicendo noi? Se è vero quello che stiamo dicendo noi, a Scalfari bisognerebbe dire convertiti, convertiti, guarda che la forma dell'io che vivi sul piano egoico è la morte, ed è solo la fede che salva, e non una fede generica, ma questa fede. Questo noi dovremmo dire, ma non dirlo in una maniera imperialistica, in una maniera antipatica, mi capite? Cioè dirlo come un medico che dice, incontra una persona malata e glielo dice con amore, cioè guarda, tu stai male, stiamo tutti male, per questi motivi qua, se viviamo in quella condizione egoica, imprigionata, piena di illusioni, stiamo male, ti prego, facciamo insieme un cammino, insieme, perché non è che io sono arrivato, ma facciamo insieme un cammino per liberare la nostra umanità e rivelarla nella sua divinità. Questo noi dobbiamo dire al mondo, e non lo sappiamo ancora dire in modo nuovo. Oscilliamo tra le vecchie forme imperialistiche che giustamente critichiamo, quando il Papa dice no al proselitismo vuol dire questo, però oscilliamo fra questo e il nulla di fatto, in cui appunto uno non capisce più perché dovrebbe diventare cristiano. Perché dovrebbe diventare cristiano? Siamo tutti buoni, siamo tutti figli di Dio, no, siamo tutti salvi, è tutto tranquillo, no? E infatti la cultura cristiana sparisce. Cioè, voi mi sapete dire un filosofo o uno scrittore che sia noto al mondo in quanto cristiano? Cioè, per quello che dice di cristiano, capite? Non lo sapete dire? Io no. Di oggi. Basta vedere chi vince i premi Nobel, no? Per esempio. A parte che i premi Nobel i cristiani li hanno sempre visti molto male, per ragioni. Ma io meno male. Meno male non dico premi Nobel. Ma sì, ma certo, non sto facendo, ma per capirci, no? A parte il premio Nobel, ma dico, sappiamo indicare uno scrittore, narratore, poeta noto al mondo in quanto cristiano? Ce ne sono, ma sono pochi, specialmente nei paesi cattolici, pochissimi.
Quindi, dobbiamo chiederci questo se vogliamo celebrare giustamente i 500 anni della tragedia della Riforma, che comunque è stata una tragedia per i cristiani, un divorzio, diciamo, no? Quindi, vabbè, questo non c'entra, ma però sono questi temi intorno ai quali, guarda caso, oggi che parliamo del rapporto fra morte e fede, cioè dell'iniziazione cristiana, poi sono venuti fuori e forse non era sbagliato che venissero, perché sono collegati. Ma per concludere questa parte, quello che mi preme di ribadire è che dopo Cristo e in Cristo, nella fede di Cristo, nella fede del Figlio, fede trinitaria, la morte cambia di significato, cambia radicalmente di significato. E imparare a morire diventa imparare a nascere nella configurazione divina della nostra umanità. Quindi imparare a morire e imparare a nascere diventano lo stesso movimento iniziatico. E allora possiamo imparare a morire con sempre minore paura, perché scopriamo nella vita che questo imparare a morire già qua è imparare a vivere in un modo più bello, è scoprire una vita più ricca, più libera. Capite? E qui, diciamo, finiamo con questa citazione dal libro che riassume un po' il tema. Dice: muta, cambia, cioè in Cristo, e fin da ora, il nostro rapporto con la morte. Ed è proprio questo diverso rapporto con la nostra morte che ci apre agli stati più elevati della trasformazione in Dio. Non c'è un'altra via. Cioè, se vogliamo entrare negli stati più elevati della coscienza, dobbiamo necessariamente imparare a morire. La morte vissuta in Cristo, ora, muoio, mi spengo in te, nella fede del Figlio che è semplice. Il Figlio crede nel Padre. Il Figlio è una cosa sola con l'assoluto. Questa è la fede del Figlio. Il Figlio è una cosa sola con l'assoluto creatore. Senza confusione, cioè il Figlio è il Figlio e il Padre è il Padre, ma senza separazione. Questo è il mistero trinitario, la fede trinitaria. Quindi morire in questa fede come attuale abbandono al suo dono di nuova vita non è più un abisso di annientamento, il terrore dell'ego, ma una porta di resurrezione, una porta verso gli stati unificati del nostro essere che io sperimento giorno dopo giorno. Non è il futuro dopo la morte biologica. Questi stati maggiormente unificati io li sperimento un pochino, sempre di più, perciò me ne convinco. Non è un'ideologia religiosa che oggi non ha nessuna forza di convinzione. E cioè una porta in qualche misura fin da adesso attraversabile verso l'esperienza sempre più piena della nostra espansione d'amore, cioè della nostra potenza creativa. Amore e creazione sono la stessa cosa. Dio è amore, creazione. L'io umano in Cristo, cioè ciò che stiamo diventando, l'io che noi stiamo diventando, è relazione unitaria con tutto, questo vuol dire amore, essere uno con tutti, e creazione. Inserimento qui, in questo spazio-tempo, di elementi nuovi che rigenerano, trasformano
purificano, illuminano, guariscono, salvano il mondo. L'Io Cristo, cioè noi, siamo salvatori del mondo. L'identità profonda dell'Io umano in Cristo è la salvezza del mondo. Noi siamo nati per salvare il mondo, niente di meno, ragazzi. Ecco perché siamo un po' tristi. Siamo un po' tristi perché diciamo che ci occupiamo di cose un po' meno forse serie. Attenzione, salvare il mondo può essere un'attività minima, microscopica dal punto di vista mondano, mi capite? Non è che salvare il mondo deve essere, capito, qualcosa di eclatante dal punto di vista della CNN. Salvare il mondo può essere un'attività che non vede nessuno. È chiaro, no? Ma è salvare il mondo, e tu lo sai. E l'ego non lo sopporta se non lo vede nessuno. Bravo, e quello è l'ego però. Ma infatti Gesù su questo è chiarissimo. Gesù è chiarissimo anche su questo. Dice per esempio: come potete voi avere una vera esperienza di Dio, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Infatti, questo lo abbiamo detto tante volte, ed è qualche cosa su cui la Chiesa Cattolica deve riflettere, la visibilità mondana, l'approvazione del mondo è il segno della lontananza da Dio, è il segno universale della lontananza da Dio. Su questo Gesù è categorico. È categorico continuamente. Quindi dovremmo stare molto attenti come Chiesa Cattolica, perché invece noi abbiamo, almeno da secoli, quindi da poco, puntato solo o quasi solo sulla potenza visibile. Ecco. Chiaro? Ok. Continuando così faremo quello che il Cristo anche nella lettura di oggi aveva previsto. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede? Boh! Non lo so, signore mio, non ne ho la minima idea. Se continuiamo così direi no, 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 forse la troverai in qualche pazzo di qua e di là che si sarà mantenuto fedele a questa pazzia, ignoto al mondo, sicuro, ignoto e disprezzato dal mondo, specialmente dalla religione, perché la religione è il luogo in cui si uccide il Cristo, tendenzialmente. Storicamente, cioè, non va dimenticato, cioè in croce l'hanno messo i sacerdoti del tempio, i sommi sacerdoti del tempio, e purtroppo nella gerarchia, nel sacerdozio anche cattolico, c'è questa natura pericolosamente satanica. D'altra parte, San Pietro, dopo avere confessato il Cristo, no, e gli dice su questa pietra, cioè, immediatamente dopo Gesù lo chiama Satana, subito, è la stessa scena. La stessa scena gli dice, ed è l'unica persona al mondo al quale Gesù dice Satana, ed è Pietro. Meditate, gente, meditate, meditate anche semplicemente la storia della Chiesa, perché la storia della Chiesa è un dramma da questo punto di vista. Cioè, la presenza anticristica all'interno della Chiesa e delle Chiese è un disastro ed è un dramma col quale, secondo me, oggi possiamo fare dei conti, no? La richiesta di perdono di Giovanni Paolo, cioè, siamo agli inizi, speriamo, di una novità, però che ci voglia una grande novità è abbastanza evidente, e qui anche il confronto con i luterani, secondo me, se fatto bene, può essere di grande giovamento per tutti, non perché i luterani siano la soluzione, per niente, ma perché tutti ci dobbiamo convertire, seriamente, rispetto a questo, cioè alla modalità egoica di incarnare il cristianesimo, la modalità bellica di vivere la religione, che è ancora fortissimo, secondo me, fortissimo. Però sta crollando, sta crollando. Noi nel nostro piccolo collaboriamo nella Chiesa, dentro la Chiesa, a questo lavoro di purificazione, innanzitutto personale e quindi ecclesiale, di cui sentiamo un grande bisogno, perché altrimenti, torniamo al discorso, le energie nel corpo non circoleranno. Se non facciamo quest'atto di confessione, di conversione seria, le energie creative nel corpo della Chiesa non circoleranno, saranno ancora bloccate come sono ora. Sono bloccate, dai, sono bloccatissime. Vabbè.
La morte in Cristo è la grande scuola dell'abbandono all'eterna vita. Questo è molto importante. Anche nella pratica, l'espiro, l'abbandono, fino a questo morire nella nuova vita, fino a questo spegnersi nell'eterna vita. Alleluia, 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 alleluia.